Attualmente non ci sono, siete pregati di richiamare. A parte tutti gli scherzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo al cospetto del miticissimo, stupendissimo, fantastico, come volete, Siemens S62, manufattura di Italtel. Bene, questo telefono mi è stato portato da mio zio e mia zia, che ringrazio molto e saluto tantissimo se stanno vedendo questo video. E vedremo come utilizzarlo intanto su una linea del 2024. Premetto che sarà una serie di video, non sarà un video da solo, quindi molto probabilmente farò un altro video. E vedremo in questa piccola serie di video come è fatto dentro, come funziona questo telefono a disco, il miticissimo telefono a disco, che veramente se non lo conoscete mi chiedo dove siete vissuti fino ad ora, perché è il telefono per definizione, eccolo. Lo riconosciamo anche nelle icone di tutti i giorni del mondo moderno. Poi se la metto così la cornetta, cosa vi ricorda? Dai. Una fantastica applicazione di messaggistica istantanea, WhatsApp. Quindi, diciamo, è il telefono che ha fatto la storia, il vero telefono. Bene, questo telefono premetto che in questa serie di video farò vedere come rispondere alle chiamate e come parlare in chiamata, perché per chiamare, se... Ok. Scusate, c'è la stampante che sta facendo dei rumori strani. Dicevo, prima che mi interrompesse. Cosa stavo dicendo? Sì, premetto che sentiremo come... vedremo come utilizzarlo per rispondere alle chiamate, per parlare al telefono, ma purtroppo non si può chiamare con questo telefono. Perché? Perché ha la numerazione con il disco, quindi ad esempio se io faccio il 3... Questo disco farà tre impulsi. Dentro c'è un piccolo contatto, mettiamo conto che sia in questo modo, che si attacca e stacca. Per esempio, se componiamo il 5, farà 5 volte, 1, 2, 3, 4 e 5, molto velocemente. Se componiamo lo 0, farà 10 impulsi. E la numerazione impulsi dal sistema che vi mostrerò non è supportata. Però c'è un modo per utilizzarlo su questi sistemi. Premetto che è un sistema VoIP. Qual è questo modo? È comprare un convertitore da impulsi a DTMF, doppio tono multifrequenza, se non sbaglio, che è utilizzato sui telefoni più moderni, come ad esempio, ora non si vedrà mai nell'inquadratura, ecco qui. Ovviamente non si riconosce, ma è un Sirio 2000, sempre della Telecom, mi veniva da dire SIP. Bene, ah, questo qui veniva fornito da SIP. Bene, in questa serie di video vedremo tutto ciò che vi ho spiegato, ma in questo video parliamo dell'hardware, anche se di software non c'è niente. Parliamo dell'hardware, del telefono in sé, come possiamo vedere. Tra l'altro è stato il primo telefono italiano in materiale termoplastico. Poi volevo premettere che comunque è usato e si può vedere anche dallo stato della cornetta veramente. E però è veramente in perfettissime condizioni. Comunque, dicevo, in questo video vedremo come è costruito, come è fatto all'interno. Quindi vado a sconnettere la spina, perché si sì, ha la spina telefonica, quella a tre poli. Vado a disconnettere la spina, torno subito ed iniziamo a vedere come è fatto. Bene, disconnessa la spina, che vediamo qui, spina della SIP, questa è originale, Società Italiana per l'Esercizio Telefonico. Dobbiamo munirci di un cacciavite piatto come questo. Quindi, anzi, partiamo dalla cornetta che vi vorrei far vedere, che è completamente smontabile. Ad esempio, qui c'è il microfono, ovviamente microfono a carbone, eccolo qui. Tutto smontabile questo telefono.
e secondo me è una cosa fantastica che dovrebbero fare anche su molti apparecchi moderni. Ovviamente vediamo qui tutti i collegamenti. Eccolo qui, rimettiamo il microfono nella sua sede e lo richiudiamo. E quello era il microfono, ovviamente microfono a carbone, come dicevo prima, che in poche parole viene messo del carbone dentro una, diciamo, coppetta, e con le variazioni dell'aria che fa da voce si comprime il carbone, carbone e grafite, e cambia la resistenza elettrica, quindi ci farà sentire dall'altra parte. Questo è l'altoparlante, che tra l'altro vedo per la prima volta perché non l'ho mai smontato, ho smontato solo il microfono per vedere com'era. Bene, ovviamente vediamo sempre tutti i collegamenti, è tutto smontabile questo telefono, e dopo, quando lo apriamo, vi voglio far vedere un'altra cosina che dovrebbe esserci, non sono sicuro che ci sia, ma dovrebbe esserci perché lo sto aprendo per la prima volta con voi. Bene, la cornetta abbiamo visto è tutta smontabile e si poteva sostituire facilmente un componente se si rompeva. Adesso ovviamente dobbiamo passare alla sostanza, quindi andiamo ad aprire il nostro bellissimo telefono. Bene, intanto iniziamo a notare che qui c'è il, diciamo, il volume della suoneria, forte e debole, che poi vi farò vedere. È semplicemente un pezzettino di plastica che si mette in mezzo alle campanelle. Bene, allora, per aprirlo, se non erro, con il nostro cacciavite piatto dobbiamo andare a svitare questa vitarella. Ora lo sto facendo tutto sul momento, non ho ancora mai provato ad aprirlo, quindi perdonatemi per eventuali errori, perdonatemi collezionisti per ciò che sto facendo, però che ci volete fare? La curiosità è sempre quella più forte. Bene, abbiamo tolto la vitarella, la metterò qui e cercherò di non perderla. Bene, giriamo di nuovo il nostro amatissimo telefono, eccolo che già si smonta, e alziamo il coperchio. Bene, possiamo notare, oh mio Dio, ci hanno messo i petardi dentro. Vabbè. Bene, notiamo il nostro fantastico, anzi miticissimo bigrigio, perché sì, si chiamava bigrigio perché non so se lo avete notato nelle riprese precedenti, però cornetta e scocca avevano due colori diversi, quindi bigrigio, doppio grigio. Bene, la scocca la metto qui che così si vede pure. Qui abbiamo le due campanelle, si sente? Aspettate, faccio così. Ovviamente hanno due frequenze diverse per fare la fantastica suoneria che sentiamo sempre. Bene, allora questo qui è il tasto, cioè, o meglio, i tasti, il meccanismo di quando attacchiamo, che potete notare qui sotto ci sono dei contatti elettrici, ed è tutto così semplice, è un'elettronica così semplice ma così funzionale. Vedete, qui ci sono dei componenti, una resistenza da 300 ohm. Bene, allora questi dovrebbero essere condensatori, non mi vorrei sbagliare. E qui sotto abbiamo i campanelli della suoneria, dove c'è, possiamo vedere, un martelletto. Possiamo anche notare lì sotto un elettromagnete, elettrocalamita, come la volete chiamare, dove, in poche parole, quando qualcuno ci chiama, qui arriverà il segnale dalla presa telefonica, arriva il segnale e viene mandato qui all'elettromagnete, che fa muovere il martelletto, qui sotto lo vedete, e batte sopra le campanelle. Bene, qui vi faccio vedere, eccolo qui, il meccanismo anche per alzare e abbassare il volume. Ecco, qui sotto non si vede molto bene, però c'è tutto un meccanismo all'interno per aumentare e diminuire il volume, che avvicina o allontana la campanella. Poi
Ecco, stavo per smontare senza volere. Qui c'è il disco numerato che non so se riesco a farvi vedere il meccanismo, però si notano degli ingranaggi. Facciamo una cosa, allora off camera. Ah, vabbè, qua c'è il tastino per... questo serviva per i centralini, ora non so bene, non me ne intendo molto di centralini e cose del genere. Vedo di staccare il disco per vedere il meccanismo della composizione, quindi attendete e vediamo subito. Allora, benissimo, ho staccato dalla scocca il disco numerato e possiamo notare due contatti. Allora, il primo è un contatto che si apre quando componiamo il numero, circa, perché non funziona perfettamente, non so quale problema ci sia. Ah no, eccolo, sì, eccolo, si vede molto molto poco, però si chiude quando componiamo il numero e si apre quando abbiamo finito di comporre. Invece di qua avrete notato che c'è un altro contatto che, come vi dicevo prima, ora prendiamo ad esempio lo 0. Aspettate che vi faccio uno zoom tattico. Ok, spostiamo tutto il telefono. Zoomiamo un altro pochino, si vedrà uno schifo, ma almeno si vede. Bene, allora, vedete, c'è un... aspettate che prendo... ecco qui. C'è questo blocchettino di plastica qui, bianco, e il contatto. Noi andiamo a prendere qui lo 0 e lo portiamo fino al ferretto di fine corsa. Quando andiamo a comporre il numero, qui il contatto, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ho contato male, però sì. E nel mentre si è riaperto l'altro contatto. E questo, eccolo, ora si vede bene l'altro contatto. E ovviamente tutto ciò a grandi velocità, come accade, si nota veramente poco. Ad esempio, se andiamo a comporre l'1, qui si è chiuso il contatto e qui girando si andrà a fare soltanto un'apertura, 1, e si ferma. Se andiamo a comporre il 2, farà 1 e 2 e così via. Bene, questo era il disco numerato. Ok, riportiamo tutto come stava. Bene, adesso passando alla scocca, i più attenti, diciamo, chi ha un occhio più attento, avrà notato questo pezzetto di carta che veramente io rimango stupito dell'idea, perché se noi andiamo con molta cautela, ovviamente perché è carta di che ha i suoi anni, ecco, circa, sono circa 61 anni. Andiamo a togliere con molta cautela questo foglietto, che non è messo lì giusto per dire che ce l'hanno messo, ma se lo andiamo ad aprire, ovviamente sempre con tantissima cautela, c'è l'intero schema elettrico del telefono. Veramente. Ah, questa qui è la versione F63, perché giustamente è della Italtel. Ecco qui, c'è tutto lo schema elettrico. Se volete farvi uno screenshot, ve lo lascio qui, se vi può interessare. Ovviamente non è in perfettissime condizioni, ma di sicuro qualcosa si può fare. Ovviamente manca qualche pezzetto qui, ma tanto sempre quello, eh. Notiamo qui, allora qui c'è uno schema in questo modo, qua c'è uno schema in quest'altro. Allora possiamo notare qui, ok, abbiamo il dei diodi
qui dove c'è lo speaker il cavo è il rosso, qui c'è il marrone. Ok, vabbè, comunque sia molto molto interessante. Invece qua, ok, questa parte qui è di sicuro questa parte qui. Ok, qui c'è il disco numerato. Ok, e questa è l'elettrocalamita delle campanelle. Ok, qui abbiamo, vabbè, tutti i vari collegamenti per la linea telefonica. E qui, vabbè, abbiamo lo schema elettrico di suo. Ok, io direi di richiuderlo e di rimetterlo al suo posto per qualche altro decennio. Ok, perfetto. Ok, andiamo a rimetterlo sempre con moltissima cautela, perché ovviamente ha i suoi anni e rischiamo che di fare un pastrocchio, come si suol dire. Ok, va bene così, dovrebbe rimanere fermo. Ok, perfetto, rimonto il disco numerato, anzi lo lascio così, e adesso vediamo lo squillo. Andiamo a vedere in primo piano, anzi in primissimo piano, le campanelle del bigrigio. Adesso è connesso alla linea telefonica e mi farò una chiamata, e possiamo vedere in questo modo il movimento del martelletto. Magari faccio anche una versione a rallentatore, anzi la farò una versione a rallentatore, e la metterò appena dopo questa clip. Quindi ora silenzio in aula e chiamo. Ah, giusto, perché ovviamente non essendoci sopra la cornetta appoggiata devo tenere il pulsante della cornetta, quindi ora lo tengo e chiamo. Fantastico. E ovviamente se tolgo il dito dal pulsante della cornetta rispondo alla chiamata. Però ovviamente adesso attacco. Una cosa, rimontiamo completamente il telefono, perché stavo per dirvi io vi saluto tutto quanto, però che senso ha averlo aperto e dopo non lo rimontiamo insieme? Quindi rimontiamolo al volo. Ok, io direi di partire dal disco numerato, perché alla fine è la parte più importante. Ok, ecco qui, se ritrovassi, ecco il cacciavite. Cacciavite piatto, voglio ricordare, perché ovviamente le viti sono viti piatte. Quindi adesso rimontiamo il disco numerato, molto importante, anche perché senza di questo ovviamente non si sarebbe potuto effettuare le chiamate. Ah, che rumoraccio. Come odio io le viti piatte, credo che non le odi nessuno. Io le odio con tutto me stesso, perché sono fastidiose e complicate. Il cacciavite scivola sempre, tolgo queste pinzette da mezzo perché mi danno noia. Se vedete che metto le braccia tutte storte, ovviamente perché ho la telecamera davanti, quindi perdonatemi le posizioni nel quale metto le mani. Ok, allora, porca miseria, ecco qua, mettiamo questa sorta di guarnizione qui,
i cavi sono tutti a posto, va tutto bene, e rimettiamo in modo molto semplice, tra l'altro aspettate, controlliamo un'altra volta che non si sa mai, perfetto, rimettiamo in modo molto molto semplice e veloce la scocca. Ovviamente, come non detto, dei cavetti stanno andando per conto loro, e rimettiamo la scocca, però ovviamente bisogna passare prima di qua. Ok, perfetto, la rimetto dritta di qua sui cavi ed è sorta. Cosa c'è che non va? Cos'è che ti dà noia? Cosa ti dà fastidio, bello mio? C'è qualcosa che non gli piace? Cosa non ti piace? T'ho messo male il disco? Mi sa di sì. Aspettate che qua mi sa che è storto. Aspetta, riproviamo un'ultima volta. Qui va tutto bene. Anche perché non mi va di rismontare il disco, sarò sincero il più possibile. Allora, qui il pulsante va, ma sono qua i pulsanti che non... Facciamo una cosa, piccola pausetta e vedo di mettere a posto il problema. Dopo alcune arrabbiature, diciamo, sono riuscito a mettere a posto la scocca sul telefono. Qui ovviamente c'è la cornetta, sta tutto messo bene, l'ho ritestato e funziona perfettamente, i tasti ci sono. E io ci tengo veramente molto a salutarvi e augurarvi un buon Natale, buon Santo Stefano, buon Capodanno, buon Anno Nuovo, buon tutto. Quindi da me, dal Bigrigio, è tutto. Bigrigio perché ovviamente grigio chiaro e grigio scuro. Da me, dal Bigrigio, è tutto. Io vi saluto, vi auguro tutto il bene possibile. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like e ci vediamo nel prossimo video.